Ciao a tutti amici, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale. Nello scorso video c'è stata finalmente la boss fight contro Undyne e praticamente l'ho salvata venendo qui a Roventerra perché lei si era sentita male, dato il caldo, con l'armatura e tutto. Ho preso un bicchiere d'acqua, gliel'ho porto e lei diciamo che se n'è andata senza troppi problemi. Comunque sia, Papyrus ci ha chiamato e ha detto: "Ehi, perché non ci troviamo tutti quanti a casa di Undyne? Intanto siamo tutti quanti amici, no? Se la conosci." E qui c'è un laboratorio. E penso di sapere di chi è il laboratorio, quindi esploriamolo se si può esplorare. Ah, bene. Veniamo già visti subito dal monitor. Perché mi sbaglio sempre i tasti? Perché gioco Xenoverse, ovvio. È troppo buio per vedere vicino alle pareti. Ah, proprio totalmente buio. Oh? Attenzione! Che roba è? Ah! Salve? È un dinosauro? Tipo? Oh, mio Dio! Non mi aspettavo che arrivassi così presto! Non mi sono lavata, sono vestita male, è tutto in disordine e... Buondì? Sono la dottoressa Alphys, sono la scienziata reale di Asgore. Ma non sono uno di questi cattivi. In effetti, da quando sei uscito dalle rovine, io ho... osservato il tuo viaggio tramite la mia console. Le tue battaglie, le tue amicizie, tutto. All'inizio volevo fermarti, ma... guardare qualcuno dallo schermo ti fa davvero tifare per lui. E questo è vero, in effetti. Quindi, ora voglio ringraziarti. Con la mia conoscenza posso facilmente guidarti a Raventerra. Conosco una strada diretta per il castello di Asgore. Beh, in effetti, c'è solo un minuscolo problemino. Tempo fa, ho costruito un robot chiamato Mettaton. Originariamente l'avevo costruito per essere un robot da spettacolo. Sai, tipo una stella televisiva robotica o qualcosa di simile. Comunque, di recente ho deciso di renderlo più utile. Sai, giusto qualche piccola e pratica aggiustatina, qualcosa come... funzionalità della battaglia antiumano? Ovviamente, vedendoti arrivare, ho subito deciso che dovevo rimuovere quelle funzionalità. Sfortunatamente potrei aver fatto un erroruccio microscopico nel lavoro e... ora è un'inarrestabile macchina assassina con sete di sangue umano. Ma con un po' di fortuna non lo incontreremo. Bene. Ai ai ai. Hai sentito qualcosa? Oh no. Oh sì, benvenute bellezze! A quiz show di oggi! Oh sì, posso confermare che sarà uno show fantastico! Tutti quanti fate un caloroso applauso al nostro fantastico concorrente! È la prima volta, tesoro? Nessun problema, è semplice, c'è solo una regola. Rispondi correttamente. Oppure muori. Mettaton ti sta attaccando. Piangi! Regnare è contro le regole. Ma dai! Ok, domanda facile. Qual è il premio se rispondi correttamente? Ma come? Cosa? Ah, ma c'era. Aspetta, i secondi c'erano sui soldi, quindi forse. Boh, forse è così. Osserva. Ok. Ecco il tuo magnifico premio! Qual è il nome completo del re? Asgore Dreymur. Corretto, che risposta magnifica! E questo show continua, dai. Difesa 255. Wow. Di cosa sono fatti i robot? Metallo e magia. Oh, che fortuna! Troppo facile per È te! mica tanto. Aspetta, mi chiedo se io possa veramente fare pietà. Ok, un'altra facile. Due treni, tre noa, tre nobile, 10, tra quanti minuti si incroceranno? Melma. Vabbè, a leggerla tutta non è facile. Non contare sulla tua vittoria. Con un contare?
Quante mosche sono in questo barattolo? Ma cosa dovrei sapere? 52. Ma che cos'è? Un gioco di memoria. Che mostro è questo? Ma che... Mi pare un Kiribiz. No, una rana, rana. Ma dai! Ma ti pareva? Ma scusami. L'artiglieria pesante. Miu Miu, Kissy, chiudi qual è il cibo preferito di Miu Miu. Questo lo so, è il gelato da lumaca. Nel quarto capitolo vanno tutti in spiaggia e lei compra del gelato per tutti i suoi amici, ma il gusto lumaca lei è l'unica a cui piace. È una delle mie parti preferite del gioco perché in effetti è un messaggio davvero potente sull'amicizia e... Alfis, Alfis, Alfis. Non starei mica io nel nostro concorrente, vero? Oh, me l'avresti dovuto dire. Farò una domanda di cui sicuramente sai la risposta. Per chi ha una cotta dottoressa Alfis? In realtà questa io la so. Visto Alfis, te l'ho detto che era ovvio. Lo ha capito pure l'umano. Sì, Scarabocchio è il suo nome ai margini dei suoi appunti. In realtà sapevo che c'era una love story tra due personaggi femminili nel gioco e quindi sono andato sicuro su Undyne. C'era solo lei come altro personaggio femminile, quindi ero quasi sicuro. Chiama le variabili nei suoi programmi come lei, scrive persino storie di loro assieme, vivendo assieme, probabilità che abbia una cotta 101%, margine di errore 1%. Bellissimo. Bene, 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 con la dottoressa Alfis che ti aiuta, lo show non ha un'atmosfera drammatica, non possiamo andare avanti così, ma questa è una solo la prima puntata, nella prossima più drammi, più storie d'amore, più spargimenti di sangue. Alla prossima, tesori. Mi chiedo se ora io sarei dovuto andare prima a casa di Undyne e poi venire qui. Beh, è stato sicuramente interessante. Aspetta, aspetta! Eh sì, in effetti stavo per venire a parlarti comunque. Lascia che ti dia il mio numero di telefono, così magari se ti serve aiuto potrei... Dove hai preso questo cellulare? È tipo vecchissimo, non puoi nemmeno messaggiare. Aspetta un secondo, per favore. Cos'è, tipo il professor Rock che al momento ti installa il Dex nazionale? Ecco, l'ho migliorato un po'. Puoi messaggiare, gestire oggetti, ho messo un portachiavi. Ti ho anche registrato nel social network numero uno del sottosuolo. Ora siamo ufficialmente amici. Vado un attimo in bagno. Ok. Io ora... Va bene. Sarei molto curioso di esplorare il laboratorio invece. Ma è uscita dal bagno. È il simbolo di una toilette. Ok. Se vado sopra. Ah, ok. Dai, oggi si esplora il laboratorio di Alfis. Su. Da questa strana macchina gocciola della melma rosa. Ah, sì, ok. Sempre lo stesso di prima. C'è una sega. Spero non sporca di sangue. Tavolo da lavoro di Alfis è impolverato, non ci lavora da un bel po'. Camici sporchi, c'è un unico vestito pulito nella guardaroba. Le lettere di vari mostri, craccarana, ghiacci, cantola. Sono ancora chiuse. Ah beh, lei ama solo Undyne allora. È un'invenzione di Alfis, quando non è in uso questo letto si piega in una scatola facilissima da risegnare. Mamma mia Toby Fox, quanto meta. Un poster promozionale per la premiere di Metatron in TV. Su Lembo c'è scritto grazie per aver realizzato i miei sogni. Ma quindi Alfis dov'è ora? Vado da Undyne a questo punto, a casa di Undyne dove c'è anche Papyrus, visto che dobbiamo incontrarci lì, salvo per recuperare le forze. E qua sotto c'è il traghettatore che ci porta direttamente al posto dove dobbiamo andare, no? Sono l'uomo del fiume, o forse sono la donna del fiume, non che importi molto. Mi piace girare in barca. Vuoi unirti a me? Nel caso andiamo da un'altra parte. Ah, andiamo a Cascate, grazie. Allora si parte. Quindi spero di ritrovarlo a Cascate una volta che saremo arrivati. Perché sarebbe molto comodo viaggiare insieme a lui. Tralala, oggi l'acqua è molto secca. Sembra che abbia fatto cilecca. Eh beh, se non cilecca ci magna. Grazie, molto gentile lei, molto umano. Spero proprio che lei tornerà, tralala.
Ah, beh, sì, molto volentieri allora. Cos'è questo? I mostri di oggi non sanno apprezzare cosa rende grandiosi i puzzle. Ad oggi i puzzle non sono altro che laser e rocce da sputare. Beh, non c'è arte in questa banale appariscente robaccia. Si basano solo sul tempismo. Datemi qualcosa che sfidi le più raffinate capacità della mia mente. Tu sei giovane, tu hai ancora speranza? Ecco, prova a risolvere questo puzzle con la cassa. Ma chi, dove sto andando? Scusami. Lo spingi in modo sbagliato. Lascia perdere, questa generazione è davvero senza ogni speranza. Ma non si spinge. Bene, ora che siamo qui, seriamente a casa di Undyne, che dovrebbe essere qua sopra. Bene, bene, bene. Oh, ecco che arriva l'essere umano. Ci sei per spassartela con Undyne? O un piano per farvi diventare amici per le penne? Esci con loro, ma certo. Ok, vieni, resta dietro di me. Assicurati di darne questo. Lei li adora. Ma croccantini per i cani? Cos'era? Bello! Ciao, Papyrus! Pronto per il nostro privatissimo allenamento personale? Puoi scommetterci! E ho portato qualcun altro. Ciao! Non credo che ci siamo mai. Perché voi due non entrate? Ok. Ecco Undyne. Ti ha portato un regalino per te, per conto suo. Oh, grazie. Lo metterò insieme agli altri. Pieno. Dunque, siamo pronti per iniziare? Acciderbola, mi sono appena ricordato. Devo andare al bagno. Voi due divertitevi. Che diavolo? Vabbè. Che ci fai tu qui? Vuoi rinfacciarmi la tua vittoria? Vuoi umiliarmi ancora di più? È così? No. Allora perché sei qui? Aspetta, ho capito. Pensi che diventerò tua amica, eh? Giusto? Davvero incantevole, accetto! Sollazziamoci delle gioie dell'amicizia! Ma anche no! Perché mai dovrei essere amica con te? Se tu non fossi ospite qui ti avrei menato all'istante. Sei l'ostacolo alle speranze e ai sogni di tutti. Non sarò mai tua amica. Adesso vattene da casa mia. Ah, che peccato. Pensavo che Andrea riuscisse ad essere tua amica, ma immagino che l'abbia sopravvalutata. Si vede che non è all'altezza. All'altezza? Cosa? Papyrus, aspetta un attimo. Maledizione. Pensa che io non sia in grado di essere tua amica. Che scemenza! Potrei diventare amica di una mezza cartuccia come te quando voglio. Gliela farò vedere. Ascoltami, umano. Non diventeremo semplicemente amici. Diventeremo migliori amici. Farò in modo di piacerti così tanto che non riuscirai più a pensare a qualcun altro. È la vendetta perfetta. Perché non ti siedi? Ok, ora un pochino più gentile, forse. Gli umani fanno schifo, ma la loro storia è abbastanza forte. Ad esempio, questa spada gigante. Storicamente gli umani impugnavano spade grandi 10 volte più di loro, giusto? Menzogne! Ho letto la collezione di libri di storia di Alphys, so tutto delle vostre spade giganti. I vostri colossali robot per combattere gli alieni? Le vostre principesse magiche? Non esiste che tu riesca a fregarmi! Va bene, Undyne. Odio il cibo freddo. Quindi Alphys mi ha modificato il frigo in modo che lo scaldi. Frigo riscaldante, la più grande invenzione del mondo! E dammi qualcosa! Uffa! Un cassetto per l'argenteria, ci sono forchette, cucchiai, coltelli, piccole spade, asce, lance, nunchaku? Giustamente, è una guerriera. Questo forno è roba di qualità di marca MTT! Metaton, forse? Ah, perché Alphys li fa i gli aggeggi elettronici, credo. Credo che sia Alphys a costruire questa roba moderna. Ma sai, per quanto la tecnologia possa avanzare, niente è meglio del cibo cucinato con la magia del fuoco. Per voi mostri, forse. Nel lavandino c'è una tazza a forma di pesce. Quanto? Una volta un amico di Alphys è venuto qui.
si limitò a stare sul pianoforte in maniera seducente, mangiando dell'uva. Non mi piace molto quel tizio, ma ammiro il suo stile di vita. Vuoi vedere camera mia? Peccato, niente secchioni. Beh, forse qualche secchiona. Oh, quindi andai in ricambio, eh? Non posso credere che si sia lanciato così dalla finestra. Di solito è una scheggia in queste cose. Ah, scheggia, capito? Siriti e continua. No, voglio un attimino parlare con Undyne. Che bello averti qua, perché non ti siedi al tavolo? Ok, grazie. Ok, continuiamo allora. Non... aspetta. Cerco... no, perché sai, no, a volte anche le schegge di vetro possono essere importanti. Sei a tuo agio? Ti darò qualcosa da bere. Grazie. Non del succo di pesce, possibilmente. Sai, non mi piace molto. Ecco fatto. Cosa ti andrebbe? Oh, devo... ok. Ehi, non alzarti. Tu sei l'ospite. Rimani dove sei e rilassati. Perché non indichi quello che vuoi e basta? Puoi usare la lancia. Sugar goes in sugar. Cioè zucchero va nel tè. Soda, slicky yellow liquid, ok. Cioccolata calda. Penso che una soda sia più che sufficiente. Oh, c'è idrata. In realtà, anche se l'hai indicata, non mi sembri felice. Va bene così, penso anch'io che faccia schifo. Ti fa marcire i denti, ti fa marcire la mente, ti fa marcire lo spirito combattivo. Perché ce l'ho? Per Alphys, probabilmente. Oh, vuoi dire la cioccolata calda? Aspetta, aspetta, mi sono appena ricordata... quella scatola è vuota. Ho smesso di prenderla perché era sempre una seccatura. Asgore continuava a sporcarsi la barba di marshmallow. Allora è te. Arriva subito. Grazie. Magari quel grazie era un po' forzato, ma sai com'è. Dopo che volevo la centrata tu mi dici di no. Ci vorrà un po' far bollire l'acqua. Ciao. Ok, è tutto pronto. Il tavolo un po'... va bene. Ecco qua. Attenzione, scotta. Non scotta così tanto, bevile e basta. È bollente il tè, ma a parte questo è piuttosto buono. Non è male, vero? Solo il meglio quando si tratta dei miei preziosissimi amici. E allora? Ehi, lo sai, è curioso che tu scelga proprio quel tè. Tè di fiori gialli. È il tipo preferito da Asgore. In realtà, ora che ci penso, un po' mi ricordi lui. Siete entrambi due completi incapaci. Più o meno. Sai, da piccola ero sempre piuttosto impulsiva. Una volta, per mostrare di essere la più forte, provai a battere Asgore. E sottolineo provai. Non riuscii a colpirlo nemmeno una volta. La cosa peggiore è che per tutto il tempo non ha mai contrattaccato. Ero così umiliata. Dopo si è scusato e mi ha detto qualcosa di bizzarro. Senti, vuoi sapere come farà a sconfiggermi? Gli ho detto di sì, e da allora lui mi ha allenata. Un giorno, durante un allenamento, sono riuscita a sopraffarlo. Mi sono sentita male. Ma lui era raggiante. Non ho mai visto qualcuno così fiero di averle prese. Comunque, per farla breve, ha continuato ad allenarmi. E adesso sono il capo della Guardia Reale. Quindi sono io che insegno agli inetti come si combatte. Come Papyrus. Ma, ad essere sincera, non so se potrei mai far entrare Papyrus nella Guardia Reale. Non dirgli che te l'ho detto, è solo che... beh, voglio dire, non è che sia debole, anzi è un tipo dannatamente tosto. È solo che è un po'... è troppo innocente e gentile. Voglio dire, guarda, avrebbe dovuto catturarti e invece ha finito col diventare tuo amico. Non potrei mai mandarlo in battaglia. Verrebbe ridotto in tanti piccoli pezzi sorridenti. È anche per questo che ho iniziato ad insegnargli a cucinare, sai? Quindi magari potrebbe fare altro nella sua vita. Oh,
Scusami, ho parlato così tanto. Che hai finito il tè, non è vero? Te ne prendo dell'altro. Aspetta un attimo. Papyrus. La sua lezione di cucina sarebbe dovuta esserci in questo momento. E se lui non c'è per farla, sarai tu a prendere il suo posto. Che cos'è una battaglia? Proprio così. Niente ha reso i Papyrus più affiatati che il cucinare. Ciò significa che se dessi a te le sue lezioni ti verremmo più affiatati di quanto possa immaginare. Paura, diventeremo migliori amici. Mio Dio, per i capelli no, eh. Inizieremo dal sugo. Spaghetti, sì, signorina Undyne. Signorina, penso, sì. Io so cucinare il sugo. E quella è una banana? Non ha uno spicchio di aglio o una cipolla? Visualizza queste verdure come il tuo più grande nemico. E ora polverizzale con i tuoi pugni! Come colpisci? Forte. Colpisci le verdure con tutta la tua forza. Rovesci un pomodoro. Sì, sì! I nostri cuori si stanno unendo contro questi salutari ingredienti. Ora è il mio turno! Gna! Più tardi metteremo questa roba in una ciotola. Ma per adesso... aggiungiamo gli spaghetti. Gli spaghetti fatti in casa sono i migliori. Ma io compro solo quelli confezionati, sono i più economici. E beh, tu guarda, penso che la maggior parte degli italiani li compri già confezionati, eh. Comunque, per la cucina di tutti i giorni intendo. Mettili nella pentola. Come ce li metti? Con cautela. Risuonano sul fondo. Bene. Bene, adesso è ora di girare la pasta. Come regola generale, più giri, meglio... oddio, regola generale. La giri ogni tanto. Dalle il tempo di... mescola più forte. Andai, più di così non va. Ah, lascia fare a me. Vabbè, sì. Così si fa. Bene, adesso l'ultima fase. Accendi for... Undyne, la pasta andrebbe messa una volta che l'acqua bolle. Vabbè, andiamo avanti comunque. Lascia che il piano cottura simboleggi la tua passione. Lascia che le tue speranze e sogni diventino fuoco ardente. Pronto? Non trattenerti! Right? Questo fornello è una sola direzione! Più caldo! Più caldo, maledizione! Sto girando! Più caldo! Aspetta, così è troppo! Diamine, ci rode che Papyrus fa schifo a cucinare. Bene, e adesso? Album di ricordi? Bracciali dell'amicizia? Oh, ma chi voglio prendere in giro? Ho proprio incasinato tutto, non è vero? Non posso obbligarti ad apprezzarmi, umano. Alcune persone semplicemente non vanno d'accordo. Lo capisco se ti sentissi così nei miei riguardi. E se non possiamo essere amici, va bene lo stesso. Perché se non siamo amici, vuol dire che posso distruggerti senza alcun rimorso. No, dai. Sono stata sconfitta, casa mia è a pezzi. Ho persino fallito di diventare amica. Basta. Non me ne importa più se sei l'ospite. Un'ultima rivincita in cui ciascuno dà il meglio di sé. È l'unico modo per riavere la mia dignità. Su, fatti avanti, colpiscimi con tutto ciò che hai. Attacco finto. Fingi di colpire Undyne con tutta la tua forza. Oh mio Dio. Non dovevo farlo. Non dovevo farlo, vero? Questa era neutra, allora. Vero? Senza trovare alcun tipo di spoiler, sono riuscito a vedere qualcuno che rispondeva a questa domanda. E a quanto pare non è neutral se colpisci Undyne. Per fare neutral devi sconfiggere alcuni nemici lottandoci ed altri no. E diventa una neutral. Quindi sono ancora in pacifist, per fortuna. Questo è il meglio che sai fare. Anche attaccando con tutta la forza, non riesci proprio a volermi fare del male, eh? Sai che ti dico?
Nemmeno io voglio farti del male. All'inizio odiavo il tuo stupido atteggiamento zuccheroso, ma il modo con cui mi colpisci, adesso, mi ricorda qualcuno con cui mi allenavo spesso. Adesso so che non sei solo debole e incapace. Sei debole e incapace, ma con un gran cuore. Proprio come lui. Ascolta, umano. Pare che tu e Asgore siete destinati a combattere. Ma conoscendolo, probabilmente non ne ha intenzione. Parlaci. Sono sicura che puoi convincerlo a lasciarti andare a casa. Prima o poi, qualche umano malvagio cadrà qua giù. E prenderò la sua anima invece. Ha senso, no? E se tu dovessi fare del male ad Asgore, prenderò le anime umane, attraverserò la barriera e ti gonfierò di botte. Gli amici servono a questo, no? Adesso andiamocene da questa casa in fiamme. Ah, c'è. Sembra uno che sta piangendo, poverino. Povera casa. Beh, è stato divertente, eh? Dovremmo uscire ancora qualche volta, ma in qualche altro posto, immagino. Nel frattempo penso che starò un po' con Papyrus. Quindi se hai bisogno di me, fai un salto a Nevischio, ok? Oh, e se ti servisse aiuto, fa uno squillo a Papyrus, ok? Visto che saremo nello stesso posto, potrò parlare anche io. Beh, ci vediamo più tardi, teppista! Ma la casa sta effettivamente piangendo. Ma... ah, ci vive il fuoco, ok? E il manichino qui? Cosa? È solo un lavoro, ok. Quindi posso andare a Nevischio per vedere, insomma, cosa c'è da fare. E poi tanto posso tornare qui perché c'è il traghettatore che mi porta, no? Bene, allora direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio tornerò a Nevischio. Vedo se c'è qualcosa da fare. Nel caso, no, faccio altro. Taglio tutto quanto e faccio altro. Inoltre, in descrizione vi ricordo che trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.